Rido come una gallina, aforismi e altro dalla contessa Ginevra. Ma se sopra la panca la capra canta e sotto la panca la capra crepa, siamo sicuri che i 33 trentini trotterellavano veramente a Trento? A parte il fatto che le faccio i miei complimenti per questa scioltezza lessicale, ma che brava che è! Io non ci sono mai riuscita, sa? Comunque, voglio dire, a me interessano soprattutto i 33 trentini, ma che fascia d'età hanno? Tipo Toy Boy, che età hanno questi 33 trentini? Perché sono dei pezzi d'omino, questi qui, dell'est, vero? Mi faccia sapere. E poi della capra, chi se la fila, sopra, sotto, ma va bene lo stesso. Basta che ci sia la panca da stare seduti a vedersi la sfilata in pace di questi 33 trentini. Cosa ne dice Laura Joy? Sono in palestra, sto facendo lezione, sono sudata marcia. Chissà, chissà, quanto è stanca e stravolta, io non potrei neanche pensarlo. Brava, brava, lei si tiene tonica, invece io mi faccio un gin tonic e le va. Oh, come rido come una gallina felice, sì. Finalmente una pioggerellina. Carissima, piove, piove, la gatta non si muove. Si accende una candela e si dice buonasera. Questa vecchia filastrocca le piace? È molto tenera, molto tenera. Molto antica, sa? Molto antica. Non come me, perché io sono giovanissima, si intende. Arrivederci, Laura Gioia. Come si fa? È un'applicazione e poi fa tutte le cosine così bellissime. Quindi lei, Laura Gioia, è un passo indietro su questo. L'ho colta in fallo. Oh, perbacco, ho detto una parola un po' spinta. Ma contessa, dov'è? Che cosa fa? Che cosa combina? Ma mi dica dov'è? Cara Laura Gioia, ma invece di pensare ai fatti altrui, ma perché non pensa a se stessa, a fare qualche cosa di bello, di divertente, eh? Su, su, mi dica lei che cosa fa, curiosona, questi 33 trentini li ha visti o non li ha visti? Contessa, si sta mangiando un po' di R, sa? R. 33 trentini, ne ho visto uno, piccolo, brutto e tozzo. Mi sa che ho sbagliato qualcosa. Un attimo, è rosso! Oh, no.